Buongiorno a tutti voi, grazie innanzitutto di essere qui così numerosi. La storia di Enzo Torto è una storia bella e brutta. Bella perché, dal mio punto di vista, è la storia di uno dei tanti non milanesi adottati da Milano e che Milano ha amato. È bella per quello che ha lasciato, per il ricordo, per quello che è stato per tutti noi, soprattutto per chi ha un'età come la mia e se lo ricorda e con un grande piacere. Brutta per quello che è successo e io credo che il gesto di oggi è arrivato un po' tardi, ma pensavamo di farlo nel 2020 e poi la pandemia ci ha portato ad arrivare ad oggi. È una piccola restituzione di quello che la città deve a Enzo Tortora. Ma bisogna restituire perché